Benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Nel video di oggi vi voglio presentare una novità che non riguarda il nostro dispositivo vocale. Sto parlando di Xiaomi, chiamatela come volete, ci ha abituato a grosse novità molto specifiche di qualità, e tra tutti questi prodotti mi è balzato all'occhio la notizia di questa serratura smart che non ha il classico riconoscimento dell'impronta digitale, ormai è roba vecchia, ma il riconoscimento delle vene delle dita. Perché? Questo avviene sulla base di uno studio che hanno fatto. Può capitare che andando avanti con l'età, le rughe piuttosto che screpolature delle dita o delle cicatrici vadano a falsare quella che è la nostra impronta digitale. Quindi Xiaomi ha pensato, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un po' più specifico, e quindi sono andati a vedere se era possibile mappare qualcos'altro e hanno capito che era possibile mappare le nostre vene, quindi il riconoscimento avverrà tramite questa funzione. Il principio è quello della biometrica, quindi molto ma molto più preciso, molto più veloce e con uno scarto di errore dello 0,0001%, quindi una cosa veramente infinitesimale. E ha pensato anche alla questione sicurezza nella sicurezza, nel senso che se dovesse succedere qualsiasi cosa, io non riesco più ad accedere a casa, piuttosto che ho chiuso una camera dove tengo qualcosa di particolare all'interno e la mia impronta delle vene non funziona più, cosa vado a fare? Niente paura, vi viene fornita una chiave fisica, c'è una password, l'accesso tramite naturalmente l'app proprietaria o Bluetooth. L'autonomia poi dichiarata per questo prodotto è di un anno, l'autonomia della batteria. Attualmente è in preordine però solo in Cina ad un prezzo di 166 euro circa. Speriamo che in un futuro non tanto lontano possa arrivare anche qui da noi in Italia, ma per il momento non ci sono voci di commercializzazione a livello europeo. Speriamo che però in un futuro questa serratura così innovativa e così futuristica possa arrivare anche qui in Italia. E dovrebbe essere un prodotto da testare e sicuramente avrà delle grossissime caratteristiche da sviscerare. Perché è veramente curioso, come quando si andò sulle impronte digitali, veramente curioso capire fino a che punto sia così preciso, perché loro dichiarano veramente che su questo prodotto ci credono e hanno un bassissimo riscontro di errore con l'impronta, la mappatura delle vene. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, era una curiosità che volevo condividere con voi. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!